È il primo IP Purrà, i primi sorrisi, la prima voglia di gridare Forza Italia, anche se non dobbiamo parlare di politica, l'abbiamo fatto oggi per le Fiamme Gialle, che hanno conquistato il primo titolo mondiale nella storia dell'Italia nel coastal rowing, 4 di coppia con timoniere, una gara bellissima, ma una gara anche un po' noiosa, caro Enzo Di Palma, perché subito ve ne siete andati via e non avete stato scampo per gli avversari. No, noiosa no, è stata una bellissima gara e per noi un'esperienza nuova, quindi non può essere noiosa. Eravamo preparati, non sapevamo ancora il nostro valore, invece abbiamo visto che ci siamo preparati bene, quindi siamo contenti. Contenti e anche soddisfatti, caro laureando, ormai quasi laureato, perché lunedì sarà tempo di tesi, Andrea Tranquilli, contenti perché insomma il coastal rowing è una specialità che sta prendendo piede, per voi è stata la prima gara ufficiale, ci avete messo subito lo zampino. Sì, prima volta in una gara di coastal rowing e siamo riusciti ad affermarci ad alti livelli, ma questa è una preparazione, diciamo non abbiamo finalizzato la preparazione a questo mondiale, ma tutto l'anno che ci stiamo allenando ad altissimi livelli per trovarci pronti ad ogni occasione. Enzo Di Palma mi ha bocciato l'aggettivo noiosa, che è stato provocatorio, ma volevo... Noiosa per voi, per noi no. Ma volevo per enfatizzare ulteriormente un successo veramente straordinario, Salvatore. Sì, sì, fin dalle prime battute della gara si è, diciamo, delineata la posizione che grazie all'equipaggio siamo riusciti a mantenere fino alla fine, grazie a lui per le virate, insomma. Poi tutti e quattro comunque atleti esperti sul mare, che non è mai detta l'ultima parola, fino all'ultima palata. Sergio, ma com'è andata onda su onda? Onda su onda ci siamo trovati abbastanza spiazzati, devo dire, nella primissima parte della gara, dove abbiamo trovato un mare, noi pensavamo fosse un po' più tranquillo e magari più agitato verso la prima virata, a 1,5 km fuori. Invece subito alla partenza ci siamo trovati abbastanza a ballare, però poi abbiamo messo subito la testa a posto, ci siamo compattati e da lì in poi, diciamo, non ci sono stati più grandi problemi. Non ci sono stati grandi problemi, qui c'è stata una sostituzione incredibile, la vagnetta del quarto uomo, esce Di Palma, entra il nostro Domenico Montrone, che oggi è stato veramente oggetto di un'ovazione da parte del suo pubblico, ha vinto a Bari, è cresciuto qui, al Cus Bari, che gioia! È stato molto bello vincere a Bari, fare questa gara a Bari, sono molto contento perché ho vinto con la mia società Le Fiamme Gialle, a cui sono molto affezionato. In questi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo cresciuti tantissimo a livello fisiologico, tecnico. Questa gara, vabbè sì, non è una cosa prettamente tecnica per il canottaggio, per le barche olimpiche, però è stata una grandissima soddisfazione costruire dall'inizio questo progetto e portarlo a termine fino in fondo. Non sapevamo il nostro valore all'inizio della gara, poi dopo abbiamo visto che comunque ce ne avevamo e siamo andati abbastanza bene, ecco. Abbastanza bene, sei veramente una persona molto moderata nell'esprimere giudizi sulle gare, però qualcosa su questo percorso conoscevi, insomma. Diciamo che io avevo un po' più di orientamento rispetto agli altri, quindi ho dato qualche dritta al timoniere, ad Enzo, su dove puntare i riferimenti per quando stavamo al largo, perché a 1500 metri era difficile vedere le boe. E giustamente l'aiuto di giocare in casa conta anche quello, ecco, insomma. E poi per me è stato veramente bello, dal cambio regia della Rai, mandare ogni tanto qualche sms al DT delle Fiamme Gialle per dirgli siamo messi così, siamo messi colà. Franco, avvicinati, dai, cambio. Dammi tre aggettivi per questo equipaggio, per questi ragazzi, motivandomeli. Ragazzi eccezionali che all'inizio del progetto, che è nato intorno al mese di giugno, quando purtroppo per loro si verificava la possibilità di rimanere fuori alla squadra nazionale, cosa molto antipatica per un atleta di alto livello che si allena tutto l'anno, è stata una cosa molto, molto bella per loro, che hanno abbracciato il progetto subito per trovare quella motivazione per poter continuare ad allenarsi ad alto livello nonostante non avessero spazio in squadra nazionale. E questo per loro è stata una bella soddisfazione, poter vincere in una specialità nuova per le Fiamme Gialle, nuova per loro,
e in un periodo dell'anno dove in genere loro colleghi si riposano, loro stanno già in ottima forma. Un equipaggio che lo abbiamo visto sul maxi schermo, lo abbiamo visto dal vivo, veramente ha dimostrato una grandissima compattezza, non si è accontentato di vincere, non si è accontentato poi di gestire, quando a un certo punto il successo, beh, insomma, era lì e sono arrivati alla boa credo con almeno un minuto di vantaggio, hanno continuato per far vedere al pubblico, ecco, insomma, che veramente era un equipaggio di grande valore. Sì, questo mi ha fatto piacere dal punto di vista tecnico, perché veramente hanno dimostrato di voler dimostrare che erano un equipaggio di alto livello, sono un equipaggio di alto livello, e quindi facendo una gara di alto livello la barca prendeva la giusta velocità per poter portare a termine il percorso nel miglior tempo possibile. Sostituzione anche da questa parte, Andrea Tranquilli e Rocco Pecoraro si cambiano il posto. Rocco, che altro aggiungere a tutto quanto abbiamo detto a proposito di questa vittoria che ha un bel sapore storico? Sicuramente storico, perché storico che le Fiamme Gialle hanno partecipato al Costa Rowing, storico il fatto che siamo stati alla fine a livello di tempo il primo equipaggio a vincere il mondiale, perché anche se poi con piacere è arrivato anche il mondiale del doppio e il singolo, ma teoricamente siamo stati i primi. I primi siete stati voi e non ve la toglieremo, la primogenitura, ecco, di questo successo. Complimenti alle Fiamme Gialle, tra pochi minuti cominciano le premiazioni e quindi ce le andiamo a godere.